Bene, sono in treno per Napoli, speriamo che questa diretta possa funzionare perché qui la connessione non è affatto buona. E in realtà oggi i giornali hanno due temi molto interessanti, soprattutto per i commensali di questa zuppa. Il primo tema riguarda i 9 arresti e i 24 indagati per lo stadio di Roma. Per fare una battuta che qualcuno ieri ha fatto su Twitter, il Movimento 5 Stelle non voleva le Olimpiadi del mattone, ma voleva i mondiali di Lanzalone, che sarebbe il consulente, il Mr. Wolf, come lo definiscono oggi tutti quanti i giornali, di Beppe Grillo per risolvere i problemi e gli incasinati, le situazioni incasinate. L'ho mandato prima a Livorno e poi l'ho mandato a Roma. E, secondo tema è Salvini e la sua politica. Ovviamente se la prendono con questa situazione dello stadio, e io però vi faccio un ragionamento che fa oggi il Foglio in maniera molto chiara, molto semplice. Pensate un po' voi che cosa sarebbe successo se, questo lo aggiungo io, se la Raggi fosse stata 3 anni fa una consigliera comunale come era e si trovava il sindaco, cioè oggi lei, rinviata a giudizio per falso ideologico. Il suo ex braccio destro, che poi lei definì uno dei 13.000 dipendenti del comune, in realtà era il suo ex braccio destro, Marra, arrestato per corruzione, anche in questo caso per soldi che gli avrebbe dato un immobiliarista. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle è indagato per corruzione per la vicenda dello stadio e l'uomo che lei ha nominato alla guida della CEA, la municipalizzata più importante di Roma, è stato arrestato a Lanzalone, lo stesso che si era messo a fare, a rimettere a posto, secondo loro, le questioni di Livorno, lo stesso che lei aveva utilizzato come mediatore per cambiare il progetto dello stadio di Roma. Allora, se fosse stato, vi chiedo, se la Raggi avesse visto questo pacchetto di inquisiti, di arresti, tutte persone che secondo me fino a prova contraria sono innocenti, non colpevoli, innocenti. Ma cosa cazzo avrebbero detto i grillini? Avrebbero detto andate via, onestà, onestà, avrebbero mandato il popolo viola sotto al Campidoglio, avrebbero detto via gli affaristi della città. Invece no, quando riguarda loro bisogna dire se c'è qualcuno che sbaglia lo cacceremo, come ha fatto ieri la Raggi. La cosa che mi innervosisce è che a Roma a questo punto non faremo più nulla, non si farà più lo stadio, non si riparerà una buca, ci siamo talmente fatti fottere dalla mentalità legalitaria, formalista dei grillini, della sinistra, perché il codice degli appalti di merda non l'hanno fatto i grillini, l'ha fatto la sinistra, bene, per il quale oggi fare il sindaco, l'assessore o il consulente in ogni città italiana vuol dire essere come minimo arrestati, come minimo. Quindi questo vuol dire che non si potrà mai più fare nulla, nessuno farà nulla, non ci sarà una persona che si assumerà la responsabilità, questo è il vero tema. I giornali oggi sono troppo interessati a buttare giustamente la croce addosso alla Raggi, semplicemente per una reazione, siccome la Raggi ha trattato tutti noi come se fossimo dei delinquenti e lo stesso Grillo ha detto che i giornalisti li vuole vomitare, caro Grillo di merda, caro Grillo di merda, quando tu vuoi vomitare i giornalisti, pensa forse a vomitare per primo i consulenti che tu scegli per mettere a posto le questioni a Roma. Detto questo, vi dico un'altra cosa molto impopolare. Io mi sono letto gran parte delle carte, non tutte, le 330 pagine di carte. State attenti, eh? State attenti, perché quando nelle carte sembra che ci sia una matassa di interessi, bonifici, consulenti, richieste, beh, insomma, è un disastro. Oggi c'è un'intervista da Lombardi, che è una di quelle che ce l'ha con la Raggi, in cui dice questo Lanzalone è stato nominato, è stato portato lì dal gruppo degli enti locali, cioè Di Maio, Bonafede, che mi sembra che sia ministro della giustizia, non vorrei sbagliare, e Fraccaro, anche lui ministro, cioè da quella cricca lì, questo dice la Lombardi. Poi leggo invece sul Messaggero che la Lombardi compare nelle carte per 4 volte e che il capogruppo indagato sarebbe della Lombardi. Quello che voglio dire, con le carte, con le intercettazioni, con le supposizioni, tutti sono fottuti, perché probabilmente quelle 4 volte, una volta l'ho vista io anch'io la Lombardi nelle carte, sapete che si diceva che Lanzalone, che Parnasi, il costruttore, voleva cercare di agganciare
la Lombardi per la sua campagna elettorale. Posto che finanziare le campagne elettorali in Italia non è illegale, c'è riuscito? Non c'è riuscito? È un derelato? Cioè è comunque fango che, come sempre avviene, si reggono in queste carte e noi giornalisti non facciamo altro che pubblicarle senza nessun criterio. Oggi ovviamente, siccome riguarda il Movimento 5 Stelle, come possiamo dire, c'è un sovrappiù di godimento, perché voi facevate gli onesti, guardate che vi beccate. Io non penso che si becchino nulla, io penso che sia sbagliato nei confronti di tutti questa macelleria che a cui stiamo assistendo, compreso Parnasi. Chi gode per motivi completamente diversi oggi sulla questione Parnasi è il Messaggero, perché dice, il titolo del Messaggero è tutto basato sull'arresto dell'immobiliarista che tutto sommato è concorrente dell'immobiliarista che guida e che edita il Messaggero. So qualcosa degli editori, essendo io è stato vice direttore, sono vice direttore del giornale di Berlusconi. La cosa più bella è Il Fatto, perché Il Fatto è un certo imbarazzo, e per Il Fatto Parnasi finanziò la Onlus leghista. Cioè, in tutto questo cazzo di casino, che cosa becca come titolo Il Fatto? Non che il Movimento 5 Stelle è rimasto un po' in mezzo, no, non questo, ma quello che è successo è che avrebbe finanziato, anzi ha finanziato una Onlus che mi sembra che i giornali chiamino Duventi, vicini ai leghisti, fino a prova contraria. Le Onlus, cioè le fondazioni, possono essere finanziate dai politici. Migliaia di politici finanziano le Onlus per entrare in rapporto, e migliaia di privati lo fanno, giusto o sbagliato che sia, e la politica è bellezza. Che pensate, abbiamo tolto il finanziamento pubblico ai partiti, i partiti sti manifesti, le pubblicità, internet, Facebook, come se lo pagano? Con Babbo Natale? Se lo pagano con i soldi del finanziamento dei privati. Gli abbiamo tolto il finanziamento pubblico perché non piace, no, alla gente che piace, e invece i loro finanziamenti da chi li prendono secondo voi? Dai disoccupati? Dagli studenti? Dai pensionati? Un euro a testa? Secondo loro solo prende un euro a testa, non diciamo minchiate. Seconda grande questione di giornata è la questione di Salvini, e devo dire che qui c'è un cambio di passo, perché se anche Folli sulla Repubblica, che è il giornale, diciamo, shalom, è il giornale più anti giallo-verde, se persino la Repubblica oggi con Folli dice che l'Eliseo ha fatto un passo falso, cioè la risposta di Macron è di non scusarsi e di non avere atteggiamento, diciamo, un po' più remissivo nei confronti di quelle frasi inqualificabili come vomitevole nell'atteggiamento italiano, beh, insomma, seppure il Repubblica dice questa cosa, mi sembra che Salvini su questo abbia tutto l'arco costituzionale giornalistico dalla sua parte, perché evidentemente c'è poco da fare. L'altra questione di Salvini che vi segnalo sui giornali era la Confesercenti di ieri, qualche spezzone l'avete visto, riguarda l'abolizione dell'IMU sui negozi sfitti, e l'altra cosa fondamentale che devo segnalarvi è la Fed, cioè la Banca Centrale Americana, che ha deciso di aumentare i tassi di interesse all'1,52%. È un dato fondamentale perché dà l'idea di quello che arriverà, quella che sarà la curva dei tassi nel futuro, e soprattutto oggi, come nota il Sole 24 Ore, c'è una riunione della Banca Centrale Europea che dovrà stabilire come ridurre il quantitative easing, che in soldoni è una cosa soltanto, cioè che la Banca Centrale Europea crea moneta, una volta che ha creato moneta compra, cioè sostanzialmente le due cose avvengono nello stesso istante, compra titoli di Stato di tutti i paesi europei. Quindi che cosa fa la Banca Europea? Compra BOT, compra Bund, compra OAT, compra bonus, cioè compra titoli di Stato di tutta Europa, quindi i venditori, cioè gli Stati, sanno che c'è un acquirente. In questa maniera immette liquidità nel sistema e tiene bassi i tassi di interesse. Quando questo finirà, per noi saranno guai, perché noi dobbiamo, rispetto al resto dell'Europa, emettere un mucchio di titoli di Stato. Bene, io su questo vi do appuntamento non più a questa sera, perché sono in vacanza per Matrix, sia per la radio sia per la televisione, ma non sono in vacanza per il sito nicolaporro.it, per la zuppa, per tante altre cose che potremo fare, e oggi a Napoli a Panorama d'Italia. Ciao!